Notte insonne per gli ex soci delle cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli dopo aver appreso che la richiesta di risarcimento alla regione Friuli-Venezia Giulia è stata rigettata dal tribunale. I 222 ex soci COP dunque si trovano punto e a capo in quanto è stata contestata la tesi dell'omessa vigilanza da parte dell'ente che a quanto pare avrebbe esercitato correttamente il suo compito. Non solo la regione ha esercitato esattamente i controlli che erano dovuti, ma eh, che questi controlli erano limitati al, alla sussistenza del requisito della mutualità, il che non spiega peraltro come eh, la legge regionale 27 del 2007, alla quale noi ci siamo richiamati nella causa che abbiamo promosso, all'articolo 15 lettera C prevede espressamente che la regione debba effettuare delle revisioni periodiche annuali, prendendo in considerazione e valutando anche lo stato patrimoniale delle cooperative, acquisendo i bilanci. Eh, le relazioni degli amministratori e dei sindaci, e eh, ove siano previste anche le certificazioni di legge. Lei capisce che se. La Regione avesse esercitato effettivamente questo controllo sullo stato patrimoniale delle cooperative operaie, certo non sarebbe sfuggito un ammanco patrimoniale che si è quantificato da parte del perito al quale si è rivolta la Procura della Repubblica in 32 milioni di euro nel giro di 7 anni. È molto probabile a questo punto il ricorso in appello, in quanto secondo l'avvocato non sono state risposte molte domande che erano state poste dagli ex soci. Il problema più urgente ora riguarda la prescrizione. Il codice civile prevede un termine quinquennale che nel nostro caso, con buona approssimazione, dovrebbe decorrere dal momento in cui le cooperative sono state ammesse al concordato preventivo, quindi da quel che ricordo settembre-ottobre del 2014, per cui la prescrizione è prossima. Per evitare la prescrizione però consiglierei fortemente a tutti i soci prestatori delle cooperative che non avessero fatto la causa di mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno alla eh, regione Friuli-Venezia Giulia con l'indirizzo di Piazza Unità d'Italia numero 1, specificando la richiesta di risarcimento delle somme che... Quale socio delle cooperative operaie e prestatore, non saranno eh, rimborsate dal concordato preventivo, addebitando il mancato rimborso e la perdita di queste somme all'omessa vigilanza da parte della Regione.